Sentite? Adesso sì. Adesso sì. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Ottimo. Prego. Allora, vado subito di condivisione dello schermo. Ok, immagino che riuscite anche a vedere il mio schermo, mi pare di sì, insomma. Riuscite a vedere il mio schermo? Sì, eccolo. Adesso lo vediamo. Allora, riparto dai ringraziamenti. Ci tengo a ringraziare gli organizzatori per avermi invitato a partecipare a questo incontro. Sono molto felice e onorata di prendere la parola oggi come attivista di Paese Reale e da un po' di mesi a questa parte anche del progetto politico di Unione Popolare. Due parole su Paese Reale: si tratta di un movimento politico, ma anche culturale e sociale, nato nell'estate del 2021. Che si è formato a partire dalla volontà di dare voce a tutti coloro che non hanno rappresentanza nello spettro politico attuale parlamentare. Paese Reale ha come obiettivo quello di costruire un modo di fare politica capace di organizzare quella maggioranza invisibile che purtroppo diventa sempre più numerosa in Italia ma anche in Europa. La nostra organizzazione presenta una struttura orizzontale, nel senso che non c'è un vero e proprio leader che prende decisioni, diciamo, verticalmente, ma esiste una dirigenza, per così dire, collettiva, che discute, prende decisioni, organizza eventi ed è impegnata su più fronti. Questa scelta è motivata dalla volontà di coinvolgere nella politica attiva persone che lavorano anche a ritmo elevato. Pensiamo infatti che se la politica non può essere praticata da chi lavora, rischia di diventare appunto un privilegio di classe. Siamo di fronte a una crisi globale su più fronti. A questa crisi una risposta dal basso da parte nostra si rende necessaria, dal momento che le classi dirigenti italiane ma anche europee si sono dimostrate del tutto inadeguate. Basti pensare che la nostra classe dirigente europea ha in un certo senso vanificato sul piano simbolico, ma non solo, tutti i sacrifici che le persone comuni avevano fatto per contrastare la pandemia e salvare, no, vite umane, nel momento in cui quella stessa classe dirigente ha deciso di prendere parte di fatto a una guerra, rinunciando a svolgere un ruolo diplomatico, dunque rinunciando all'obiettivo primario di salvaguardare la vita. Proprio la vita degli esseri umani e del pianeta, che fino a poco prima, diciamo, del febbraio 2022 era al centro, almeno in apparenza, dell'agenda politica, è diventata immediatamente dispensabile, sacrificabile sull'altare dei profitti delle lobby delle armi. A questi problemi più lampanti si aggiungono dei dati di fatto che rendono il ruolo, diciamo, della sinistra radicale estremamente complesso. Penso alla sfiducia generale delle persone nei confronti dei partiti, che si traduce in antipolitica e in astensionismo al momento del voto. Sfiducia causata in parte da operazioni di esclusione messe in atto proprio dai partiti liberali, che mentre si autoproclamavano di centrosinistra allontanavano le fasce popolari dalla partecipazione politica attiva. In questo modo non solo si è spezzato il legame originario tra la sinistra e la classe lavoratrice, ma si è anche reso insopportabile alle orecchie di quella stessa classe lavoratrice tutto ciò, purtroppo, ahi noi, che va sotto il nome di sinistra. Penso anche al monopolio dei mezzi di informazione, che ormai sono dati che sono al servizio degli industriali, che dettano la linea editoriale di stampo ovviamente liberale e atlantista. Davanti a questo disastro, cosa fare? In primo luogo, credo che si debba ripartire dai bisogni, diciamo, materiali delle persone, che oggi sono spazi vuoti che siamo chiamati a colmare. Una domanda a questo punto è appunto: quali sono poi questi bisogni materiali oggi? A questo proposito ci viene in soccorso, come vedete nello schermo, la piramide dei bisogni di Maslow, che spero riuscite a vedere, penso di sì. Appunto, come potete vedere, chiaramente alla base ci sono i cosiddetti bisogni fisiologici legati alla sopravvivenza, al cibo, il diritto alla salute, che vale la pena ricordarlo, appunto, non è più così scontato neppure in Italia, ma non solo. Poi vediamo, c'è anche il bisogno alla sicurezza, che la sinistra, a mio avviso, ha sottovalutato, lasciando che divenisse preda della retorica delle destre. Per sicurezza non si intende solo la sicurezza da possibili rischi, ma anche appunto sicurezza come sinonimo di stabilità economica. Poi troviamo i bisogni di appartenenza a un gruppo sociale, a una comunità,
Il non soddisfacimento di questi bisogni porta gli individui a cadere in forme di solitudine, di isolamento, di depressione e ansia sociale. E pensiamo oggi quanto questo bisogno appunto di appartenenza, come viene definito, non sia soddisfatto per molte persone che si trovano in una condizione di emarginazione. Poi il bisogno di vedere riconosciuto il proprio valore sociale, che oggi viene garantito solo a condizione che si svolga un certo lavoro socialmente riconosciuto come valido e degno di stima. Ma il bisogno appunto di stima, che vedete qui in verde, possiamo anche definire di reciprocità, di socialità, viene soddisfatto anche nella misura in cui alla collettività sono garantite le occasioni e gli spazi della socialità. Pensiamo oggi che i luoghi del tempo libero, ad esempio, sono principalmente luoghi di consumo, per esempio i bar, le palestre, i ristoranti, le discoteche. Pertanto, se sei un buon consumatore puoi permettertelo, ti è concesso in un certo senso partecipare a questo gioco, altrimenti sei fuori. Persino i luoghi culturali, che dovrebbero essere gli spazi, diciamo, per antonomasia più aperti, democratici e popolari, sono sempre più monopolizzati da una borghesia riformista che si sente culturalmente superiore alle masse. E infine il bisogno di autorealizzazione, che oggi è soddisfatto solo per chi parte avvantaggiato rispetto agli altri. Il vantaggio ovviamente può essere di diverso tipo, può essere di carattere economico, ma anche culturale, geografico e così via. Bisogni infine sono le periferie, che non sono soltanto i luoghi fuori dai centri cittadini, ma sono anche i paesi, le campagne, l'entroterra, tutti quei luoghi che nel senso comune ormai sono relegati a ruoli di, al ruolo di luoghi di serie B. Ecco, io credo che in questi luoghi, in questi bisogni che diciamo a sinistra dobbiamo collocarci oggi, ma non in una posizione di superiorità, quella superiorità tipica del benefattore, bensì nella posizione di chi è al fianco, diciamo, delle classi popolari. Bisogna camminare insieme immaginando il sol dell'avvenire con gli occhi di coloro che oggi questo futuro non riescono a immaginarlo. Ecco, la sinistra deve essere oggi lo strumento collettivo e l'occasione di riscatto ed emancipazione per chi vede i propri bisogni non soddisfatti. Allora io credo che il nostro ruolo storico a sinistra sia quello di rispondere alla chiamata di questa maggioranza invisibile, alla chiamata di una maggioranza che non partecipa alla vita politica e che però subisce costantemente le conseguenze devastanti delle scelte della politica. Rispetto a questa chiamata il compito è triplice. Il primo è appunto decidere di rispondere a questa chiamata, che non è scontato. Il secondo è essere in grado di ascoltare le richieste, diciamo, del paese reale e allo stesso tempo di essere in grado di decifrare anche quelle meno lampanti, meno esplicite. E infine essere capaci di articolare risposte reali rispetto alle domande del paese reale. Cosa voglio dire? Voglio dire che non sono le persone a doversi avvicinare alla politica, ma è la politica a doversi avvicinare alle persone. Avvicinarsi significa anche, per esempio, apprendere il linguaggio del paese reale, che a sinistra purtroppo abbiamo un po' dimenticato. E così mi avvio alla conclusione: articolare un discorso politico di sinistra non significa solo rispondere singolarmente a ciascun bisogno, perché questo, facendo così, si fa un po' il gioco dei liberali, per esempio isolare i diritti civili e individuali da quelli sociali. Noi dobbiamo articolare un discorso complessivo che non manchi di concretezza, che però allo stesso tempo sia anche in grado di indicare un orizzonte. C'è una maggioranza pronta a seguirci solo se saremo in grado di essere credibili, aperti, costantemente e realmente in ascolto e uniti nell'obiettivo comune. Non dobbiamo infine aver paura di farci accusare, diciamo, di utopismo dai nostri avversari, perché la nostra visione del mondo non è utopistica, diciamo. Distopica, al contrario, è disumana, è una società che esalta la guerra, una società che ritiene normali le differenze sociali, una società che giudica come fisiologica la crisi climatica. Per questo motivo noi dobbiamo cambiarla. E, diciamo, interrompo la condivisione dello schermo e mi taccio. Grazie ancora. Grazie molto, Camilla. Grazie.